Questa carta rappresenta la bipartizione dell'Europa seguente alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti, una cortina di ferro, come fu definita da Winston Churchill in un famoso discorso del 1946 a Fulton in America, spacca l'Europa in una zona sotto il controllo sovietico e in una di fatto egemonizzata dagli americani. I due grandi vincitori della partita della Seconda Guerra Mondiale, appunto gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, sono i nuovi padroni dell'Europa. La frontiera che divide l'est dall'ovest corre dalla città già tedesca e ormai polacca di Stettino fino alla nostra Trieste, disegnando un equilibrio che durerà fino alla fine degli anni 80, inizio anni 90, quando il crollo dell'impero sovietico, l'unificazione della Germania e poi anche il crollo dell'Unione Sovietica segneranno la fine della bipartizione dell'Europa e della Guerra Fredda.